Ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Iron Nerd 96. Anche ieri trovate la live caricata qui sul mio canale e vado a parlare di un piccolo gioiellino, uno piccolo omaggio che la DC ha voluto fare in collaborazione con Prime Video per il nostro amico Pipistrello, per il nostro Batman. E il film che vi vado a proporre in questa recensione è un piccolo Natale per un Bat Natale. Bel gioco di parole che sinceramente anche il film dura 1 ora e 36. È un film animato che racconta diverse cose che ora ci addentriamo e che vi vado a dire. Devo dire che è un film animato, quindi è un film che vedete senza collegamenti al DC, senza teorizzare, ma un classico natalizio ambientato a Gotham. Naturalmente, cosa ci dice questo piccolo Batman per un Batman Natale? Naturalmente parliamo del nostro amico Batman, Bruce Wayne, che ormai non è più Batman già da molti anni, quindi ha smesso di fare Batman da quando è nato il suo piccolo Damian, che per salvaguardarlo e per proteggerlo. Sapete che ormai Batman ha perso i genitori per la solita storia, quindi non ve lo sto qui a dire. E quindi lui, alla nascita del figlio Damian, che vuole ereditare, diciamo che smette di fare Batman. E in questo corto si può vedere come Damian vuole diventare il nuovo Batman, ovvero vuole ereditare. Cosa ha fatto il padre in questo, cioè vuole diventare il nuovo Batman. E in questo corto c'è anche ci sono tutti i classici personaggi del mondo di Batman. Abbiamo appunto Alfred, abbiamo Damian che sarebbe il figlio del nostro Bruce Wayne che, come vi stavo dicendo, ormai non fa più Batman da diverso tempo, e quindi Gotham è libera, Gotham è pulita dai mascalzoni, è pulita dai truffatori, è pulita, quindi il crimine non c'è più. E quindi alla nascita di Damian, Bruce Wayne decide di non fare più Batman, e non facendo più Batman, giustamente si gode la vita nella sua, diciamo, dimora, nella sua villa immensa che ha ereditato da suo padre, dalla famiglia Wayne. E naturalmente in questa villa c'è Alfred, il maggiordomo, che è ormai classico, iconico, che si prenderà bada di questo, cioè del figlio Damian, quando all'improvviso all'interno del corto Bruce Wayne riceve una chiamata dalla Justice League, che in realtà non è la Justice League, ma è il Joker che vuole rubarsi tutti i regali, cioè vuole rubarsi i regali di tutti i bambini di Gotham. E quindi Bruce Wayne deve andare il padre a vedere cosa sta succedendo. Giustamente è un trucco di Joker, perché sappiamo che Bruce Wayne ormai non esercita più, e infatti si può vedere nel corto che lui prende il Batjet, però si schianta e quindi non ritorna più a casa. Devo dire che, e quindi in questo caso qui entra in gioco il bambino Damian, che ha sempre, si può vedere fin dall'inizio del corto, che lui ha sempre voluto ereditare cioè vuole diventare supereroe, e quindi pure il padre gli regala per Natale una batticintura dove all'interno ci sono tutti i gadget classici di Batman. Però il padre cerca sempre di sviare il figlio da non diventare Batman, perché è piccolo, quindi non vuole metterlo in pericolo. Però il figlio, quando ci capita questa occasione, anche con un po' di furbizia, ovvero che Bruce Wayne riceve la chiamata e quindi si rimette in gioco come Batman, lui prende il posto del padre. Ci sono delle gag bellissime, perché praticamente Joker manda due, diciamo, virgolette, due rapinatori a rapinare la villa di Gotham, dove appunto Damian perde la cintura per poi andare a riconquistare. E nel riconquistare, devo dire che è molto bello il fatto, il rapporto tra Bruce Wayne e il figlio, perché Damian, cioè il padre dice a Damian di non mai entrare nella Batcaverna, però lui, facendo uscire Alfred con una scusa, che sono finiti i marshmallow, va in questa Batcaverna, prende il costume. Però questa cosa qui è una cosa che Bruce Wayne, cioè, già sapeva, e che già aveva preparato in un domani, perché ci fa vedere un video registrato dove appunto dice che Batman è difficile essere Batman, che lui ha sempre voluto che il figlio diventasse il nuovo erede
prendersi il costume e governare, cioè far andare avanti questa cosa. E devo dire, molto bello. È un corto che dura un'ora e mezza, 1 ora e 36, veramente, che ti durano, cioè che scivolano senza collegamenti, senza applicarti. Ma è un corto natalizio, che omaggia secondo me Batman, Bruce Wayne, Damian, ma anche il pinguino, perché in questo corto vediamo i classici villain di Batman nei fumetti, come appunto il pinguino, Joker, Mr. Freeze. E quindi devo dire che non ero a conoscenza di questo corto, però vedendolo ho detto, ci devo dire due parole, perché anche se è un corto, secondo me è fatto, questa volta è fatto bene, e non me l'aspettavo, perché ormai la DC si è abituato ad avere dei prodotti scialbi, dei prodotti senza una coda e senza una testa. Anche se in questo caso qui si tratta solamente di un film animato, devo dire che funziona. E devo dire che funziona veramente bene, perché mi è piaciuto. Anzi, devo dirvi la verità, è molto più toccante di un film DC, perché si può vedere il rapporto tra Damian, e quindi il figlio, e Batman. Si può vedere come Alfred tende in tutti i modi di non far prendere la cintura che gli ha regalato il padre al figlio, e quindi cerca in tutti i modi di fare anche dei dire anche delle cose per sviare appunto Damian, a non farlo diventare Batman, perché sa cosa il padre ha voluto sacrificare per diventare Batman, quindi proteggere Gotham. Gli dice che Gotham è un posto ormai dove il crimine non c'è più, ormai tutti diciamo i malfattori criminali sono stati richiusi. E pensate che la prigione di l'Arkham Asylum, e anche Arkham Knight, che sono due punti focali nel fumetti di Batman, anche nei giochi, se avete giocato a Batman Arkham Knight, diventa addirittura una scuola materna. Quindi per dire che veramente il crimine ormai non c'è più, però è rimasta l'ultima feccia, l'ultima, diciamo, l'ultimo, il villain per antonomasia, ovvero Joker, perché se c'è Batman, ricordatevi che c'è sempre Joker, perché l'equazione è Batman uguale Joker. E devo dire che anche questo Joker animato mi è piaciuto, pure Alfred, ma pure il pinguino. Cioè, diciamo che è un corto molto bello, un corto che secondo me per Natale ci sta. E appunto è ambientato in un contesto natalizio, quindi vedere la dimora di Bruce Wayne addobbata, vedere Gotham in festa, addirittura c'è un piccolo frame dove appunto Damian, dopo che ha scoperto che purtroppo il padre, andando a salvare Gotham, rimane tra virgolette ucciso, va alla ricerca di Babbo Natale, perché andando alla ricerca di Babbo Natale, lui chiede dove potrebbe essere suo padre. È veramente veramente bello quando, andando appunto da questa enorme casa tutta addobbata dove c'è Babbo Natale, gli elfi, e fa vicino all'elfo: dov'è, ma voi siete Babbo Natale? L'elfo dice: ma voi che siete, siete già, che è venuto Carnevale? Secondo me avete sbagliato luogo, perché non riconosce che Damian ormai sta prendendo, diciamo, le redini del padre. È veramente un corto, secondo me, ricco di significato, un corto che secondo me ti tocca, perché a me sinceramente mi è piaciuto. E vi dico la verità, non sapevo che era in produzione e che uscisse nelle feste, perché girando su Prime Video ho trovato questa cosa qui, ho fatto ok sul telecomando e me la sono gustato. E devo dire che ve lo devo consigliare per forza, perché secondo me, quando c'è da criticare una cosa, va sempre criticata. Però nel momento in cui la DC, anche se in forma animata, ti fa un progettino così carino, soddisfacente e goderoso, secondo me dobbiamo dare atto ai Warner Bros., cioè alla casa delle idee di Warner Bros., perché evidentemente qualcosa è cambiato, e spero che sia soltanto un punto di inizio e non un punto di fine, perché sapete che ormai la gestione del DC è affidata a Gunn. Sappiamo che ci saranno progetti futuri, e se se dopo questo corto prendono le idee, che seppure è un corto, diciamo, non influiscono sul contesto generale, però riprendono il costrutto narrativo, e anche registicamente devo dire che le scene sono veramente girate bene, l'animazione è buona, la fotografia ottima, la CGI forse migliore anche di molti film come The Flash, The Flash e The Black Adam. Quindi veramente un corto che, se la DC
prende tutte queste cose positive e le fa in live action, secondo me li farà affezionare il pubblico a questo universo, perché come ho detto anche in una live che trovate ieri, ragazzi, fumettisticamente la DC è stata sempre avanti alla Marvel e giustamente per chi non legge i fumetti dice vabbè, ma la Marvel ha avuto così successo e la DC non è buona, la DC fa schifo, invece non è così, perché se andate a leggere i fumetti, fumettisticamente la DC ha molti più personaggi da usare. Poi diciamo che Batman è il personaggio come Superman che da cui può fare, può creare 10.000 storie, può creare 10.000, cioè può creare veramente, ci sono tantissime ville, può creare veramente degli intrecci molto molto belli. E diciamo che il film di Brave and Bold the Batman magari prendesse spunto da questo corto. Immaginate se live action vedremo un Batman che ormai è cioè questo nuovo film di Batman che ormai, come appunto questo Bruce Wayne animato, non fa più Batman da molti anni, ma ha il figlio Damian che giustamente vuole intraprendere la carriera da Batman, e in un certo caso usano questa storyline però in live action con naturalmente dei nuovi personaggi come appunto come nuovo film The Brave and the Bold. Quindi veramente devo dire che DC, se mi stai sentendo, se stai vedendo questo video, brava, perché ti faccio i complimenti. E mi raccomando, dateci una storia accattivante del Gunn, dateci una storia accattivante del nuovo Batman e del nuovo Robin, perché so che tu, solo tu lo puoi fare, e so che solo tu può risollevare questo universo che ormai è, diciamo, andato verso una direzione che secondo me è irrecuperabile. Detto ciò, ragazzi, live ieri, video oggi, shorts che ho caricato prima di registrare questo video. Ormai stiamo andando verso i 4.000 iscritti, quindi io non so più cosa dirvi se non grazie di cuore per il tanto affetto. E domani penso, non so se mattina o pomeriggio, siccome è domenica, farò una live dove appunto vi vado a far vedere le altre cose che mi sono arrivate, e poi ci prepariamo, andiamo verso la settimana di Natale, la prima settimana, cioè non la prossima, ma l'altra ancora, Natale alle porte, quindi giustamente live video per voi. Naturalmente ci vediamo in altri posti, in altri lidi. Vedetevi questo corto animato perché è molto bello. Ciao ragazzi, da Iron Nerd passo e chiudo.